registriamo il ricevimento, così anche siccome ci sono in genere domande comuni, anche magari quelli che non ci sono, possono usufruire della cosa. Allora, Trabocchini. Sì. Io, professore, volevo chiedere il particolare costruttivo in un nodo di calcestruzzo, come sta a farlo e come fare il collegamento delle barre longitudinali. Un esempio. Va bene, Trabocchini, come anche per tutti voi. Voi mi potete chiedere tutto quello che volete, no? Però io d'altra parte vi faccio un'altra domanda. Dove avete studiato? Allora, sia dal libro di Radogna e sia dai suoi appunti che ha fatto l'esempio sia per nodo aperto che per nodo chiuso, solo che il mio problema, oltre al collegamento delle armature longitudinali, che so che deve essere lungo le parti di calcestruzzo compresso, è la staffatura. Quindi vorrei proprio un esempio perché ho avuto difficoltà nel disegnarlo. Allora, quando vi chiedo un particolare costruttivo, sia in acciaio che in cemento armato, io intendo che voi mi diate un'idea di come è armato, di come è configurato il nodo, no? Sì. Poi, oggettivamente, in questo corso qui non siamo entrati in tutti i dettagli, no? Per esempio, tutti i nodi in cemento armato li vedrete per fila, per segno, anche quelli spaziali, li vedrete all'anno prossimo a costruzione in zona sismica, mentre per quanto riguarda la parte in acciaio vedrete tutti i nodi possibili e immaginabili, chiaramente se siete strutturisti o se seguite quei corsi, a costruzioni metalliche, no? Allora, la tipica situazione può essere, per esempio, se io prendo... Vedete il mio foglio? Sì. Questo qui può essere ad esempio il generico telaio, uno dei tanti che ci capita nel tema d'esame. Allora, per esempio, i nodi in questa struttura qui sono chiaramente questi due nodi qua interni, oppure potrebbe anche intendersi qua il nodo in fondazione. Se per esempio prendo una cosa più semplice, questo nodo in fondazione, i miei problemi sono questi qui. Far arrivare ad esempio... O l'elemento in acciaio e agganciarlo, incastrarlo al plinto di fondazione, oppure eventualmente considerare alla stessa maniera un pilastro che si colleghi qua. È chiaro che dopo c'è un certo grado di indefinizione, perché per esempio non sappiamo, non abbiamo visto a lezione noi come si sviluppa qua sotto. L'elemento di fondazione, però gli aspetti che voi potete e dovete anche indicare sono questi. Tipicamente su questa struttura qui ci sarà, per quanto riguarda l'aspetto più importante, ci sarà un momento flettente da questa parte e un momento flettente, ad esempio, da questa parte. Quindi devono essere individuate prima di tutto le zone tese e le zone compresse, le zone tese e le zone compresse. Poi, in questa maniera qui, deve essere pensato che per contrastare questo momento qua, qui, ovvero qui, si deve sviluppare un'azione di trazione e viceversa, sul lato opposto ci deve essere un'azione di compressione. Poi, particolare, diciamo, scusate che mi prendo un altro colore, particolare di dettaglio è che, per esempio, nel caso di una struttura di una congiunzione che sia tra colonne in acciaio plinto, qua in mezzo dovrà essere messa un elemento di interfaccia, una lastra, in modo tale che lo stato di sforzo dai livelli dell'acciaio che sono intorno ai 100 MPa si arrivino a valori intorno ai 10 MPa di trazione, compressione o mista. A parte questo, quindi si tratta di considerare queste forze qui. Tra l'altro, questa situazione qua è la stessa che ho se ho invece di un pilastro o di una colonna una mensola. Quindi tutto quello che noi facciamo è
anche riferibile a una parete esistente. Qua viene messa una mensola di questo tipo qua, oppure per esempio anche una situazione anche sempre analoga è quella in cui abbia per esempio una mensola di calcestruzzo tozza. Anche qui tipicamente se ho un momento flettente in questa direzione o in questa, più eventualmente il taglio, qui devo pensare di attivare una forza di trazione da questa parte, mentre la forza di compressione, diciamo, è più, più semplice da sopperire, no? Una situazione anche più o meno simile a quella che si ha qui, in quest'angolo qua. Dopo, quando finisce il nostro incontro, io ho questi fogli che sto schizzando qui con voi, chiaramente ve li invio. Supponiamo allora di avere questo momento qua, per esempio qua, un momento di questo tipo qui, poi un momento dall'altra parte girato il nodo può essere questo, poi vedremo la situazione invece duale. In questo caso qui noi abbiamo delle trazioni da questa parte qui e delle compressioni da quest'altra parte. Quindi diciamo, non faccio l'esempio della struttura in acciaio, o se volete la faccio qui velocemente. La struttura d'acciaio potrebbe essere per esempio organizzata in questa maniera. Questa è la mia colonna. Qua per esempio decido di affiancare in questa maniera qui la mia trave. Anche qui il momento può essere pensato da questa parte, dopo faremo il caso opposto. Quindi qui ho trazione da questa parte, qui da questa, qua così. Ecco, nel caso dell'acciaio c'è la particolarità di inserire in genere degli elementi di interfaccia. Qui per esempio gli elementi di interfaccia saranno disposti così, sono delle flange, questa sulla trave, questa qui sono delle flange o delle costole per ripristinare in un certo senso la continuità delle ali nelle varie travi, perché in effetti qui le forze di trazione o di compressione sono pensate, localizzate nelle ali. Quindi tutti i particolari costruttivi cercano di ripristinare questa continuità, no? In modo tale che la trazione fluisca in questa maniera, e alla stessa maniera la compressione possa trovare questa continuità. Questi elementi qui servono, nel caso io passi da acciaio a calcestruzzo, servono per scalare questo tasso di lavoro nei materiali. In questo caso qui servono per evitare dei fenomeni locali di ingobbamento o di qualche tipo che altrimenti ci potrebbero essere. Il dimensionamento di queste, nella casa d'acciaio, di queste costole, di queste flange, è molto semplice. Voi prendete, avrete degli spessori dati, se questa è un IP 300, questa è un HEB 300, avete gli spessori di anime, ali, quant'altro. Voi prendete lo spessore massimo di tutti gli elementi che convergono e lo moltiplicate per 1, 1, 2, 1,5. Quindi se lo spessore massimo qui, per esempio nelle colonne, nelle ali, e lo spessore massimo è 18 mm, e questo vi viene dal dimensionamento dell'elemento come elemento di Bernoulli, beh, 18 mm, facciamo conto che siano 20 mm, per 1,2 per esempio, vuol dire che gli elementi che voi aggiungete, le costole oppure le frange, siano 20 mm per 1,2, 24 mm. Va bene? È un dimensionamento, come si dice, euristico, no? E voi potreste prendervi la briga, lo prenderete nella magistrale, calcolarvi con metodi numerici sofisticati quanto è lo spessore corretto. Però se voi pensate a tutta una costruzione, un edificio di 10 piani, se al posto di 24 mm ne mettete 22, non cambia nulla nell'economia del progetto. Poi, ripeto, quest'anno noi vediamo costruzioni semplici, quindi questo è un predimensionamento. Se chiaramente voi avete un edificio di 100 piani, allora magari può valere la pena risparmiare 2 mm per collegamento, però questo non è il nostro caso. Nel caso del cemento armato le situazioni sono queste, quindi tipicamente
quello che dovete pensare è che qui ci sia un puntone, una zona compressa. Normalmente la zona compressa è più o meno un terzo, se è una, principalmente in flesso, è un terzo dell'altezza del vostro elemento. Qui ci sarà la parte compressa da sotto del vostro oggetto. Quindi qui ci sarà sicuramente una zona di incontro delle due compressioni, mentre d'altra parte qui ci sarà da pensare come ancorare questa forza qui rispetto a questa. Come voi materializzate le parti compresse come dei puntoni di materiale, e questi puntoni si sviluppano naturalmente nel calcestruzzo, alla stessa maniera voi pensate che la parte tesa sia assorbita da una fune, da una corda, da una cintura. E questo è legato al fatto che dopo gli elementi che sopperiscono la mancanza di trazione nel calcestruzzo, che diventano elementi tesi, sono fatte da barre di armatura con un certo diametro. Quindi, per esempio, la prima considerazione è pensare dove ci sono le trazioni e dove ci sono le compressioni. In tutti i casi. Quindi, per esempio, qua ci sarà una parte di compressione e qua invece ci sarà bisogno di una qualcosa che tenga la trazione che si sviluppa qui al piede di questo pilastro qua. Poi cambiano un po' i nomi, i termini con cui si adottano le cose. Per esempio, anche qui, se voi pensate di dover sostenere questa forza qui, qui bisognerà far entrare l'armatura con una certa lunghezza di ancoraggio, fare in modo che sia evitato lo sfilamento della barra. Quindi questo è un termine che si chiama lunghezza ancoraggio. Questo qui è ancora un pezzo di acciaio, no? Una barra di acciaio, e però questo sarà chiamato tirafondo. Quindi sono nomi differenti, però il ruolo è sempre lo stesso. In certi elementi, qui per esempio, il tiro che viene da questa parte non ha bisogno di elementi particolari, perché è semplicemente legato alla stessa armatura, alla stessa barra che si ripiega qua. Ci sono alcune osservazioni da fare. Per esempio questa, allora anzi, facciamo così, andiamo con ordine, guardiamo questa situazione, guardiamo quest'altra. E qui ho bisogno di sopperire una certa forza di trazione, qua dentro devo pensare di far entrare l'armatura per una certa lunghezza. La situazione, se la parete fosse enorme, si risolve semplicemente come il calcolo di una lunghezza d'ancoraggio, no? Se altrimenti non ho una lunghezza enorme, devo magari piegare l'oggetto, perché magari qui dentro la mia parete finisce in questo modo, allora questa parte qui, questa aliquota di lunghezza d'ancoraggio, la devo girare sotto. La devo girare sotto con una certa, larghezza di cose, no? E poi devo anche raccordarla con il resto delle armature. Per esempio, e qui dipende da caso a caso, no? Ci sono dei principi generali, però non c'è una possibilità unica di risolvere il problema. Per esempio, supponiamo questo bruttissimo pilastro. Io qua ho, per esempio, un momento flettente da questa parte. Allora, qui ho bisogno di avere una trazione che posso far andare in questa maniera e poi piegare in giù. Dall'altra parte, questo è un problema, dall'altra parte devo pensare anche che tipicamente il mio pilastro avrà per affari suoi anche un certo numero di armature, per esempio queste. Allora magari posso pensare che una di queste armature sia proprio quella che posso piegare, mi arriva fino qui. Dopo qua sotto c'è l'ancoraggio come prima. Questa può essere una possibilità. Oppure potrebbe essere che magari questa distanza qui è troppo elevata. In generale, nota bene, le barre hanno lunghezza inferiore
12 metri, 18 metri massimo, però anche già portare in giro barre che hanno lunghezza 6-8 metri diventano impegnative, anche perché voi dovete portare in giro un oggetto che è lungo magari 6 metri così e ha una larghezza, la lunghezza in questo senso di 2 metri, quindi siamo sugli 8 metri, già difficile da trasportare. Pensate anche a questa cosa, voi prendete un bacchetto, uno spaghetto di magari 20 mm di diametro e andate in giro con questa bandiera che è lunga 8 metri. Allora questo non si può fare, non si può fare per motivi pratici. Allora quello che si può pensare di fare qua è questo. Vi segno una soluzione alternativa, non questa di avere la bara tutta piegata, ma ad esempio... L'idea è di pensare di fare, per esempio, una barra in questa maniera qui, di dimensioni più ridotte, e poi sovrapporla con un'altra che va fino in fondo. Questa maniera qui, c'è questa parte qui, è una lunghezza di sovrapposizione, che è dell'ordine della lunghezza d'ancoraggio, e voi disegnate due armature in questo modo. Un'altra cosa che potreste fare, per esempio, pensare di inserire qui, alla stessa maniera, un collegamento meccanico, un manicotto, o no? Una saldatura tra le due barre, oppure questa. Quindi, diciamo, le considerazioni da fare sono, prima di tutto, individuare dove è la zona tesa, dove è la zona compressa, e materializzare in questa maniera. Poi, eventualmente, se ci sono gli elementi in acciaio, queste zone di questa interfaccia, per questi motivi qui, no? E poi cercare, un po' alla volta, di costruirvi a disposizione delle armature. Torniamo indietro e guardiamo per esempio questo caso qui. Allora, aspettate che numero i fogli. Riprendiamo il caso. Questo qui che abbiamo iniziato, disegnato inizialmente, il nodo che si chiude, questo è il nodo che si apre. Allora, prima cosa da fare è vedere dove c'è la trazione e dove c'è la compressione. Qua c'è la trazione, in questo caso invece c'è la trazione qua. La compressione, per forza di cose, è fatta così. Va bene? Vi ricordo che da qua sotto voi avete già dimensionato il pilastro, quindi sapete già come è fatta la sezione, che dimensioni, che armatura avete scelto. La stessa cosa, da qui e da qui, avete dimensionato la trave, e sapete anche quali sono le armature anche sulla trave. Automaticamente, per esempio, sapete che la profondità della vostra trave, in questa direzione, deve essere uguale alla profondità del pilastro in questa direzione. Quello che può essere sono differenti altezze, no? Quindi voi avete già un certo numero di barre che arrivano qui e di barre che arrivano qua. Nel pilastro avete anche sicuramente delle barre compresse, e per esempio nelle travi avete almeno due registaff di sicuro, quindi un certo numero di diametri di barre disposte ce l'avete. E a questo punto l'armatura deve essere pensata che faccia il giro in questo caso, eventualmente qui c'è la sovrapposizione che voi avete, che pensate di fare in questa maniera qui. Dovete calcolarvi anche i giusti diametri. E per esempio, se questo qui è un Φ 20 e ritenete che questo punto qua vi serva 1 più Φ 20, vuol dire che da questo punto qua in avanti avete la lunghezza d'ancoraggio che si sviluppa in orizzontale e poi, se non si può, scende verso il basso. Quindi se voi avete bisogno di 3 Φ 20 sopra, perché vi viene dal dimensionamento della trave, ciascun Φ20 deve essere ancorato per circa
40 diametri. Quindi un Φ20 per 40 fanno 80 centimetri. Quindi vuol dire che da qui in avanti dovete contare, per esempio questi possono essere 25 centimetri, girate l'angolo, per arrivare a 80 centimetri ci vogliono ancora 55 centimetri. Poi non potete interrompere di botto tutti e tre i Φ20. Il più corto sarà lungo 25 più 55, poi il secondo lo dovrete fare un po' più lungo per forza, magari di altri 50 centimetri, il terzo lo dovete fare ancora più lungo, magari di 80 centimetri, in modo tale da scalare la lunghezza di ancoraggio, no? Quindi questo vi dà un'idea di quali sono i ferri. Quindi c'era il primo ferro che è fatto così, il secondo ferro è fatto così, il terzo ferro è ancora fatto più così. Questi qui sono 25, 25, 25, questo qui sono 55, questi qui sono 95, questi qui sono per esempio 135 centimetri. Questo ha un ancoraggio più grande anche rispetto a questo, il minimo stretto necessario è questo. Questi sono più lunghi perché non potete scalare tutti nello stesso punto. E quindi, per esempio, se io faccio la sezione qua, questa è la mia sezione, il mio pilastro. Poi per esempio, potrei avere queste armature qua, della sezione dal dimensionamento del pilastro. E se sono qui, ho inoltre almeno tutte e tre le barre che continuano, quindi potrebbero essere affiancate in questa maniera. Poi se faccio una sezione un po' più in sotto, magari vedo soltanto questa non c'è più, questa non c'è più, mi resta quella in mezzo. Va bene? Questo sulle barre, barre longitudinali. La stessa cosa dovete pensarla qui. Vi segnalo solo che se voi materializzate i flussi di compressione, questo è uno, questo è l'altro, qui c'è questo, qui c'è questo, qui all'intersezione tra queste due vi nascerà un flusso di compressione diretto in questa maniera, che comunque è ripreso da queste armature. In questo caso qui invece vi nasce una forza di trazione da questa parte che dovrà essere ancorata in qualche maniera. Questo per quanto riguarda le barre longitudinali. Automaticamente vengono fuori dopo le staffe. Allora, per quanto riguarda le staffe del nodo che si chiude, voi riprendete lo stesso passo che avete dal dimensionamento a taglio. In particolare, in prossimità della termine della vostra trave, il taglio tendenzialmente sarà massimo. Quindi il passo sarà molto più fitto che magari dopo incampata, con il taglio più basso. Nel pilastro, probabilmente il passo delle staffe è costante, perché probabilmente il taglio è costante. Qua in mezzo, quello che vi deve essere pensato è che, per esempio, se voi avete questi che sono gli assi di compressione, questi che sono gli assi delle barre di trazione, e qui diventa difficile perché avete l'incrocio di queste armature qui trasversali con queste qui. Quindi dovete pensare di dare precedenza uno all'altro. In genere si dà precedenza alle staffe del pilastro. Qui la situazione è abbastanza simile per il resto, c'è solo una particolarità. Qui nasce una cosiddetta spinta a vuoto, nel senso che quando si apre, se voi pensate di aprire il nodo tendenzialmente si deforma in questa maniera, e in particolare se questa è la corda cerca di fuoriuscire in questa maniera. Quindi qua, in questo caso qui, per esempio, c'è una disposizione delle armature, le staffe a raggiera, che potrebbe essere fatta così. Va bene? Trabocchini.
Sì. Per esempio, una delle cose che anche sul compito io apprezzo, allora, fare così in un compito. Non vuol dire niente. Va bene? Quindi, per esempio, se voi mi fate anche vedere come ho fatto io con i colori differenti, qual è la trazione, qual è la compressione, eventualmente questo aspetto qui della lunghezza d'ancoraggio e così via, queste sono le cose, diciamo, che voi dovete sapere, perché sono anche le sole cose che vi ho spiegato. Non è accettabile un disegno del genere, perché non si capisce niente. No? Quindi, per esempio, voi fate la cosiddetta distinta dei ferri, e per esempio mettete in evidenza: guarda, io ho deciso di fare l'armatura sopra, quelle che vengono da sopra, e piego così, e voi mi dite: da qui in poi c'è la lunghezza di ancoraggio. La lunghezza di ancoraggio è facile da calcolare, questi sono dei fi 16. La lunghezza di ancoraggio è 16 per 40, 64 centimetri, 70 centimetri. E poi mi dite, da qui a qui ci sono 20 centimetri. Quindi questi devono essere 50 centimetri. No? Se avete più ferri, pensate semplicemente, questo è il minimo, dopo gli altri devo fare più lunghi. Occhio che poi, la stessa cosa vale per esempio per i ferri che vengono da sotto, oppure se per esempio qui avete qualche pilastro, quindi per esempio avete bisogno di ancorare il ferro che viene da sotto, voi mi dite, qui c'è ancora una lunghezza di ancoraggio, ovvero di sovrapposizione. Va bene? Quindi questa zona qui ha fatto per esempio a questo ferro qui e poi quest'altro qua sotto. D'accordo? Poi un'altra situazione, per esempio, che abbiamo visto con più dettaglio, è per esempio la mensola. La mensola avrà la forza di applicazione qui, quindi questa è la linea teorica di appoggio, vuol dire che ci sarà una forza di armatura che sviluppa la trazione in questa maniera. Qui si può pensare di immaginare un nodo di uno schema a tiranti e puntoni. La staffa, questo elemento qui, dopo piega verso il basso con un ragionamento simile. E se vedo dall'alto la situazione, questa è la mia mensola dall'alto, questo è il pilastro sotto. Beh, per esempio, questo elemento qui, visto dall'alto, lo vedo così. Potrebbe essere così, dopo piegato verso il basso. Oppure un'alternativa potrebbe essere fatta così. Qui prendo una staffa e la chiudo qui. E poi qua da qua sotto mi vengono sopra le armature del pilastro. Quindi queste sono le armature del pilastro e qua sotto c'è una staffa organizzata in questa maniera. Poi non vi chiedo tipicamente quali sono i diametri, eccetera, e così via, però l'aspetto essenziale, secondo me, è pensare a come disporre le armature, il fatto che la staffa sia chiusa e così via. Questo anche parte, questo ragionamento qui parte anche da quest'altra situazione. Prendiamo pure un elemento che può essere un pilastro, una trave. Allora, l'armatura del pilastro sarà fatta così. Sicuramente ci sarà un certo numero di barre longitudinali. Poi la disposizione può essere questo tipo qua.
Queste sono le barre longitudinali. Quindi automaticamente questa è una sezione di una trave o di un pilastro? Pilastro. Questa è la sezione di un pilastro, trabocchini. Questa è la sezione di una trave. Scusi, prof, io non vedo l'angolino, pensavo che intendesse quella a destra di pilastro. Io intendevo quella. Vabbè. Qui, come mai dice che questa è un'armatura di trave? Perché in quella del pilastro, per il confinamento del calcestruzzo, l'interferro deve essere minore di 30-25 centimetri. Questa è un'osservazione giusta, quindi questa per esempio potrebbe essere a disposizione di una staffa e per esempio un'altra, la seconda staffa potrebbe essere questa. Quelle centrali invece non vanno staffate? Le due barre centrali superiore e inferiore? Diciamo, ci potrebbero essere altre, dipende da quanta è questa distanza. Perché teoricamente il meccanismo ad arco, quelle due staffe starebbero leggermente Ha fuori. ragione, potrebbe anche, dipende anche da questa distanza qui. La possibilità potrebbe essere, per esempio, inserire una staffatura ulteriore fatta così. Vabbè, andrebbe bene anche un uncino? E l'uncino no, perché diciamo, se lei pensa all'uncino, queste sono le barre longitudinali. L'uncino, per esempio, se vuole fissare questa barra qui, dove lo mette? Lo metterei in verticale, da sopra a sotto. Se questa è così elevata, non vale la pena. Ok. Se fosse più vicina, sì. Altrimenti, un uncino che fosse così, invece non andrebbe bene. No? Quindi, se la configurazione è questa, allora è meglio usare questa e poi la configurazione questa qui. La stessa cosa sopra, simmetrica, solo che non ho, ho sporcato il disegno qua con questa. Professore, mi scusi se la interrompo. Sì. Nella configurazione che ha disegnato poco fa, i bracci per andare poi a calcolare ASW sono 8, giusto? Allora, se questo è il pilastro, la posizione delle staffe serve fondamentalmente per confinare il calcestruzzo. Sì. Quindi lei mette nella staffatura di un pilastro più staffe di quelle che servono per il taglio. Perché nel caso delle travi, se lei ha questa configurazione qui, e poi magari mette anche uno spillo così, quello che le interessa è, siccome lei ha la parte compressa sopra, ad esempio, la parte tesa sotto, quello che a lei interessa è evitare che le due parti si stacchino. In questo caso qui lei conta questa, questa e questa e la SW. E qui le staffe, e quindi l'ASW che lei considera, le serve per una verifica al taglio. Cioè, sì. Non ci sia una fessura che le divide in due la sezione. Qui le staffe lavorano contro il taglio della sezione, quindi sono per verifiche contro il taglio. Le staffe in un pilastro servono anche a questo, ma normalmente quello a cui servono sono per garantire il confinamento del calcestruzzo. Ok, quello che voglio dire è che queste staffe qui, l'acciaio che lei mette in un pilastro, normalmente è di più di quello che le serve a contrastare il taglio. Certo. Sono due funzioni differenti. Le staffe nel pilastro confinano principalmente il calcestruzzo e dopo servono anche il taglio. Mentre nella trave non c'è problema per quanto riguarda il confinamento, le servono solo per il taglio. È chiaro che però, per esempio, se lei avesse un caso particolare di trave fortemente armata, magari ha due strati di armatura, allora sotto
l'armatura è tesa, quindi non c'è problema di instabilità delle barre, di espulsione calcestruzzo. Sopra invece c'è, e questa barra qui potrebbe essere compressa e uscire. Alla stessa maniera il calcestruzzo qui potrebbe essere non confinato, uscire. Normalmente in una trave il grado di confinamento è, e il grado di compressione è piccolo e soprattutto non è costante su tutta la sezione, perché la compressione massima ce l'avrà qui, poi va a degradare verso il basso, al limite 4 azione. Quindi è uno stato di compressione della parte compressa della trave che non è così massiccio, così pesante, così uniforme come quella di un pilastro, no? E qui le fibre più compresse sono in parte anche trattenute, aiutate dalle fibre meno compresse. Se però avessi una situazione di questo tipo qua, in cui effettivamente magari la sezione è molto compressa, e infatti per esempio ha dovuto anche mettere molta armatura in zona compressa, allora qui per esempio nascerebbe la necessità di usare una staffatura locale, per esempio fatta così o in un'altra maniera, e come vedete qui, in questo caso qui, questa staffa che ho segnato in violetta, non serve a sopportare il taglio, perché non unisce la parte sopra dalla parte sotto. Serve solo a confinare la zona compressa della mia trave. No? Quindi questo è come per creare un piccolo pilastrino nella zona compressa della mia trave. D'accordo? D'accordo. Ultima domanda, per poi tornare a quello che diceva il collega prima. L'armatura centrale che lei mette nel pilastro fa parte anche quella del dominio di rottura oppure no? Cioè, quando io vado a calcolare il dominio di rottura, devo considerare anche i ferri messi al centro del pilastro o solo allora, quelli superiore e inferiore? Quando voi verrete a me e farete, per esempio, calcolerete il dominio di rottura di una pila da ponte, in una pila da ponte ci saranno centinaia di diametri di barre con tutte le staffe, eccetera. Per questa cosa qui, quando siete con questi esempi qua, voi usate il calcolatore, no? Quando voi siete con me a tecnica delle costruzioni, siccome facciamo i calcoli a mano, no? Io vi chiedo anche le approssimazioni normali che possiamo fare. Le approssimazioni normali che possiamo fare per i domini di resistenza sono armatura superiore e armatura inferiore. Poi è chiaro che se è un pilastro ci sono anche più barre in mezzo, no? Ma anche nel caso più semplice, per esempio, potrebbe esserci, come abbiamo visto prima, questa disposizione. Va bene? Ecco, io quando vi chiedo il dominio di resistenza, tra tante approssimazioni, queste, voi mi dite, queste non le calcolo per motivo di tempo, per complicazione del coso, le buttate via. Va bene? È chiaro che il dominio di resistenza che voi calcolate considerando soltanto queste 6 barre, dominio che ho fatto così, chiaro che se mettete anche le altre, avete qualcosa in più. No? Però eliminarle, queste vuol dire, dal punto di vista costruttivo è importante che ci siano, perché così mi avete dimostrato che sapete staffare un pilastro. Però dal punto di vista del calcolo sarebbe una tortura farvelo calcolare. Voi dovete tenere presente, io vi ho detto nelle prime lezioni che io ho un approccio che è professionale. Io vi faccio calcolare tutto quello che calcolo io sul mio tavolino quando sono sull'Eurostar. Io sul mio tavolino, senza il mio calcolatore, questa non la calcolo, no? Perché è un virtuosismo che non serve, no? Quello che è importante è che voi cogliate gli effetti più importanti. Quindi voi mi scrivete, ho messo queste staffe per evidenziare qual è la staffatura, perché è importante che ci siano tutte le staffe collegate, l'effetto ad arco e così via. Nel calcolo del dominio le trascuro a favore della sicurezza. Va bene? È lo stesso motivo per cui quando io vi do anche una struttura qualsiasi, io vi do una struttura e vi dico sempre, se possibile, se potete, sceglietevi una struttura isostatica, no? Se proprio iperstatica, sceglietevene una che abbia la soluzione già fatta sul prontuario, no? Perché, scusate, è stupido, come
Una volta scorso uno di vostri colleghi ha cercato di farmi vedere che aveva risolto una struttura due o tre volte di iperstatica a mano. Non è questo il tema del corso, no? Quindi tutto quello che voi fate, che è ragionevole dal punto di vista ingegneristico, come avete visto con me quando vi ho fatto vedere tutte le cose che ho fatto alla lavagna, tutte le approssimazioni che ho fatto, le potete fare anche voi, ma sono tutte approssimazioni che sono razionali. Va bene? Per esempio, ce ne sono anche tante altre, anzi io apprezzo quando voi mi dite, guarda, professore, ho fatto questa approssimazione qua, non avevo tempo, non ritengo che sia quello che faccio sia a favore di sicurezza, bene, anzi, per me è meglio perché vuol dire che avete imparato le cose, d'accordo? Cioè voi dovete essere assolutamente certi che io tutto quello che è ragionevole, razionale, le approssimazioni che voi fate, se voi le giustificate, sono sicuramente accettate e anzi apprezzate. Se però invece voi mi buttate lì delle cose, fate delle cose e non me le giustificate, o peggio ancora, mi chiedete perché ha fatto così, io vi chiedo perché avete fatto così, voi non sapete rispondere, questo non va bene. No? È anche in modo, vostro tecnico in costruzione, è anche un corso professionalizzante, giustamente, no? Ed è stato inserito alla fine del terzo anno, perché voi comunque, se vi laureate, anche se siete alla triennale, potete iscrivervi all'ordine degli ingegneri. E quindi dovete, tra pochi mesi, voi potreste essere ingegneri dall'altra parte del tavolo, quindi magari non ci troveremo a confrontarci su un grattacielo, però queste sono cose che dovete anche imparare. Bene, basta formulette, no? Esercizietti e così via. Sì, ci sono anche quelli, però qui il ragionamento è più ampio. E soprattutto anche, per esempio, una delle cose, sforzatevi anche di pensare, di costruire la soluzione, come in questo caso. Questo. Va bene? Poi, Marchi, cosa mi dice? Io ho una domanda più sull'acciaio, invece non è più sul calcestruzzo. Sul calcestruzzo. Allora, ho delle difficoltà a trovare la lunghezza libera di inflessione in delle strutture che hanno, diciamo, sulla trave un carrello e una cerniera, una semicerniera, e poi la colonna che è incastrata alla base. Sì, Marchi. Sì. Riesce a farglielo vedere? Sì, o a mandarmi un... si può mandare, non so, un disegno, uno schema, oppure se orienta la telecamera verso il basso... Sì, oriento la telecamera verso il basso, lo disegno. Così tanto vediamo, facciamo un caso che le interessa. Mm-hmm. Perché intanto lo disegno. Allora, vediamo se... Però mi vede al contrario così. E questa struttura qua ha un carrello qui. Ed ok, ferma lì. Okay. Che adesso lo disegno. Esatto, poi a 6 metri c'è la semicerniera. Va bene. Ok. E poi alla fine l'incastro. Basta, ho capito. Ok, perfetto. Ecco, io in questo esercizio... Va bene così? Sì, i due carichi sono sulla trave, sono un carico da 8 sulla parte a destra e un carico da 10 sulla parte a sinistra, però il mio problema è... Trovo difficoltà a scegliere la lunghezza libera di inflessione per la colonna. Allora, Trimarchi. Sì. Posso? Sì. Allora, il modo di instabilizzarsi la struttura dipende sicuramente dal carico, no? Però quello che conta è dove c'è la compressione. Allora, su questa struttura qui, quello che conta è che ci sia qua una forza di compressione,
che poi sia figlia di un grosso carico qui e di un piccolo carico qui, oppure solo di un carico qui, oppure di un piccolo carico qui e di un grosso carico qui, oppure tutte le combinazioni possibili e immaginabili che lei vuole, non conta nulla. La cosa importante è che l'elemento sia compresso. Quindi, in funzione dei carichi, c'è un elemento compresso, questo. Ci sono altri elementi compressi in questa struttura qui. Allora, se i carichi sono solo quelli verticali e in orizzontale non c'è nulla, la trave sicuramente scarica in termini assiali. C'è soltanto questo elemento qua. A questo punto, con questa osservazione madre, no? Lei ha individuato che questo è l'elemento compresso. Quindi questo è il primo passo del suo ragionamento. Anche qui, tutta la vostra difficoltà sta in questo. Voi siete bravissimi a immagazzinare aspetti di dettaglio, formule, equazioni, numeri, così via. Poi però, invece, non riuscite a fare lo scatto nel ragionamento. E per noi ingegneri, prima viene il ragionamento, dopo la miriade di cose. La miriade di norme, di coefficienti, di numeri, eccetera. Di questi numeri qua alcune cose dobbiamo sapere, per esempio l'acciaio pesa 7.850 kg al metro cubo e così via, però il resto delle cose io non ce l'ho nella mia testa, io ho il ragionamento, dopo di volta in volta attivo il ragionamento. Allora, qui abbiamo applicato questa cosa, la prima regola che vi ho dato, dove c'è qualcosa di compresso, quello si può stabilizzare, quello che si può stabilizzare ha visto questa parte qui. Fatto questo, c'è pericolo di instabilità? Sì. Allora, come smonto il problema? Secondo ragionamento, seconda cosa è telaio, nodi fissi o nodi mobili? Questo è un telaio, nodi fissi o nodi mobili? Nodi mobili. Anche qui non devo inventare grandi cose, no? Una volta che ho la regola, la applico. Questa è la struttura che disegno qua in piccolo. Poi seguo via tutti i vincoli che sono a rigidezza flessionale. Allora, qui c'è già la cerniera, quindi mi va bene. Quindi qua non tocco niente. Vado da questa parte. Qui c'è una semicerniera. Taglio. Questa è una cerniera unica. A questo punto la mensola mi diventa labile. Però la mensola, siccome non è compressa, non mi interessa. No? È una parte appiccicata al resto, ma non interessa. Poi scendo sotto. Qui seguo via l'incastro e metto una cerniera. Quindi, a parte la labilità di questo foruncolo della struttura, che è sta mensola, quello che mi resta sono queste due aste qui, che chiaramente sono labili, e questo è il grado di libertà con cui si stabilizzerebbe l'oggetto, su cui si muoverebbe il meccanismo e quindi si stabilizza l'oggetto. O da questa parte o dall'altra parte, no? A seconda delle imperfezioni. Quindi questo è un telaio nodi mobili. Poi, terzo passaggio, se ho in mente questa cosa qui, la struttura di partenza avrà una certa tendenza, in particolare questo nodo qui, avrà una certa tendenza a sbandare da una parte o dall'altra. Allora torno indietro e immagino che questo nodo sbandi a destra o a sinistra. Da che parte lo vogliamo far sbandare? Destra. A destra. Questo si sposta qua. In questo spostamento vi chiamiamo delta. Questo punto qua è sulla cerniera, alla fine della mensola, quindi avrà un momento nullo. D'altra parte, se io scendo, qua c'è l'incastro. Quindi la deformata della mensola sotto è questa. Poi, se torno sopra la trave, se questo è delta, questo nodo qui si sposta di delta, perché l'asta è inestensibile, quindi si sposta così, l'estremo della mia mensola si sposta di delta, si spiazza qui. Quindi, la mensola sopra si sposta, la trave sopra si sposta così. Trasla semplicemente.
Non mi importa se è, no, se è un traverso rigido oppure no. Se è un traverso rigido sposterebbe sicuramente così. Se questa azione assiale fosse figlia di un carico distribuito, magari se il traverso non è rigido si inflette. Però non mi interessa. Quello che a me interessa, l'oggetto, è quello che sta in questa figura qui, che è la, la mensola. Questa qui si deforma in questa maniera, è un caso, un archetipo canonico. Se questa è H, la lunghezza libera in flessione è due volte H. Va bene? Sì. Quindi, riepiloghiamo. Si guarda la struttura. C'è un qualche elemento compresso? Sì, questo. Allora, c'è il pericolo di instabilità. Passo 1. Passo 2. Questa asta qui è intelaiata, in qualche maniera, inserita all'interno di un telaio, più o meno complicato. Questa è una fregnaccia di telaio, una cosa semplicissima. Allora, traino di fissi o no di mobili? Col mio seghetto circolare taglio tutte le rigidezze flessionali. Ottengo questo. È labile? Sì. Come si può spostare? O destra, sinistra. Torno indietro, la deformata critica avrà una certa somiglianza con l'atto di moto rigida. Dopodiché tiro fuori questa. Va bene? Sì. Se mi permettete, per me è stupefacente come in uno scritto di tecnica voi mettiate delle cose molto più arzigogolate, no? Molto più cerusiche, no? E questa cosa che è di una banalità enorme, niente, io vi continuo a mandare via su questa cosa. Giusto, Trabocchini? È una cosa che, se mi permettete, io sono qui anche perché spero che voi impariate da me, no? O almeno impariate anche da soli, anche magari anche contro di me, no? Però spiegato così, che è esattamente come l'ho spiegato N volte alla lavagna, è questo. Ramoino, vuoi che facciamo un altro esercizio su questo? No, guardi, io non ho una domanda in particolare. Allora, la grotta? Scusi, allora vediamo la grotta. Sì, sì. Sì, io professore ne avrei un paio molto veloci. Ma sempre su questo? Non proprio. Beh, altri lunghezze di flessione, c'è qualcuno che ha dei dubbi? Trimarchi, ne facciamo un altro? No, no, tutto, adesso è tutto chiaro. Grazie. Allora, torniamo a Ramoino. No, d'accordo, va bene così per me. Va bene. La grotta? Sì, ecco. Allora, professore, io volevo chiederle, banalmente in realtà, se quando noi andiamo a fare l'inviluppo, è possibile all'interno, cioè diciamo, considerare tutti i contributi, sia dei pesi che dei carichi agenti, all'interno dello stesso esploso, oppure è necessario ogni volta fare prima uno schema, quindi un esploso per ogni carico che contribuisce e poi metterli tutti insieme nell'inviluppo? Cioè si può fare anche tutto quanto insieme? Perché io chiedendo all'ingegner Francioli poi mi ha provato a spiegare un caso simile, però era molto più semplice. E volevo chiedere se era possibile fare questa cosa, anche per un fatto di tempistica, insomma. Allora, per la mia esperienza, anche perché sono o ero anche molto disordinato, io preferisco fare tutti i passi separati. Se voi fate, mi presentate l'esercizio finale risolto ed è perfetto, io non posso che prenderne atto, no? Ok. Però attenzione, perché per esempio, se io ho questa struttura qui, magari qui con questo carico, poi questa, l'altro carico è questo, poi l'altro carico può essere ad esempio questo qui, e l'altro carico qua è questo, e io vedo dai vostri diagrammi che questo l'avete fatto giusto, questo l'avete fatto giusto, questo l'avete fatto giusto, questo l'avete sbagliato, e dico, vabbè, questo probabilmente se come ha fatto questo, ha fatto anche questo, poi magari era stanco in fretta, vabbè, questo l'ha sbagliato, però il resto l'ha fatto. Ok, va bene, quindi presentate, quindi se vuole qui è 3 su 4. Va bene.
Se quindi lei invece mi fa, mi sbaglia questo, anche perché ha sbagliato questo, dopo io non capisco. Eh certo, sì. Mi è 0 su 4. Va bene, ok. Poi, seconda... se mi permettete, però, guardate, sì. Voi dovete anche pensare non agli esempi semplici che facciamo adesso, che sono dal punto di vista strutturale delle bambinate. Voi da me dovete imparare il metodo con cui affronterete anche strutture molto più complicate. No? Sì. Quindi, prima di fare il salto mortale, no? In questo caso qui, che uno può farlo tranquillamente, voi pensate a abituare con questa ginnastica, se volete anche un po' più pedante, più lenta, così via, ma quella che vi serve, perché poi quando avete un problema più complicato, vi voglio sfidare ad arrivare in un balzo solo alla soluzione. Non ce la farete. Ok? Va bene. E la seconda domanda invece era, cioè in realtà volevo solo una conferma di una cosa che credo vada fatta così, però non ho avuto modo di avere una conferma. Quando io vado a considerare il peso di un pilastro, per esempio cemento armato, quindi mi trovo una forza distribuita sul, per esempio in questo schema che ha fatto appena lei, sulla verticale, no? Quando io vado a fare il diagramma della forza normale, questo è un diagramma del taglio, è un diagramma triangolare, della forza normale, è triangolare. Allora, supponiamo di avere questo caso qui più il peso proprio. Il diagramma è fatto così. Quella P è una forza applicata o il peso? Una forza applicata. Ok. È così. Dopo deve essere sommato il peso proprio che aumenta. È triangolare. Va bene, ok, perfetto. Quindi la somma è... Sì, certo. Poi... certo. Ecco, questo effetto qui normalmente si trascura. Ovvero, se lei ha un pilastro di un'abitazione normale, come vediamo noi, un capannone, come vediamo noi, a un'altezza 5-6 metri, eccetera, questo è un contributo che c'è, però lo possiamo buttare via rispetto al P. Quando lei avrà una pila da ponte, probabilmente il triangolo è molto più grosso del carico sopra. No? Ma questo anche quando andiamo a considerare magari una struttura in cemento armato, perché... Allora, le regole generali sono queste. La struttura in acciaio, in prima battuta, si può trascurare il peso proprio delle travi, dei pilastri e controventi. Punto. Nel caso delle strutture in cemento armato, il peso proprio delle travi va considerato sempre. Il peso proprio dei pilastri può essere trascurato. Ah, ok. Per questo motivo qua, perché lei normalmente il pilastro ce l'ha... non è tanto alto, no? Tenga presente, queste sono tutte approssimazioni, no? Rispetto al fatto di dover avere un predimensionamento ragionevole della sua struttura, no? Certo. Se dopo lei vuole essere più preciso, eccetera, allora avrà tutti i calcolatori, tutte le cose da fare. Va questa bene. Cosa qui, la grotta, di sapere, di riconoscere quello che si può trascurare in prima battuta e quello che invece si deve considerare, è essenziale. Perché lei quando lavorerà, se sta lì un pomeriggio e va dal suo capo e deve fare un capannone industriale ed ha calcolato correttamente il pilastro, ma non ha calcolato tutto il resto, la cosa non va bene. Va bene, okay. Va bene, grazie. Travaglini. Non la sentiamo, Travaglini. Ok, mi sono inserito prima nei discorsi di Trabocchini. Le volevo chiedere un'ultimissima cosa riguardo sempre il pilastro famoso in cemento armato, nel foglio 6, se non sbaglio, che ha fatto prima. Semplicemente la dimensione delle armature, quelle che ha messo al centro, riprende la dimensione delle armature longitudinali, ha uno standard, sono più piccoli, sono più grandi. Allora, le osservazioni sono queste. Mentre nelle travi il diametro minimo deve essere maggiore o uguale di 8 mm, nei pilastri il diametro deve essere maggiore o uguale di 12 mm. Questo perché nel caso dei pilastri le bare sono compresse, quindi si possono instabilizzare. Quindi ci vogliono diametri più grossi. Poi, in una struttura qualsiasi non è che cucisco esattamente l'armatura cambiando 5 diametri differenti, perché a livello di scala, se lei compra 10 tonnellate di acciaio, di barre di acciaio tutte di un diametro, questo le costa di meno
che prende 10 tonnellate di acciaio con diametri differenti, perché c'è un effetto di scala. Le fanno lo sconto perché lei all'ingrosso ha comprato tutte le stesse cose. È una questione di, adesso io volgarizzo così, ma è una questione di mercato, no? Quindi, tendenzialmente, se anche basterebbero 6 FI20, questi potrebbero essere FI18, veramente le costa in termini economia di più mettere 6 più 4 FI18 piuttosto che mettere 10 FI20. Quindi i diametri cercano di essere uguali. In una struttura intelaiata, come avete voi normalmente, tipo una struttura così, una struttura intelaiata come questa, saranno due diametri, magari FI16 per le travi e FI18 o FI20 per i pilastri, basta. Non è che ho il FI14, FI12, FI16, FI18, no. Due diametri, uno medio piccolo e l'altro medio grosso e basta. Bene? Ok. Lei sta parlando di diametri, cioè minore o uguale, cioè sì, minore o... Su un telaio così, io mi aspetto che ci siano, su un telaio così, mi aspetto di aver bisogno per comporre tutte le armature longitudinali, le sezioni della trave e del pilastro, di un diametro un po' più piccolo, quindi un FI14, FI16, o FI14 o FI16, e poi un diametro un po' più grosso che può essere FI18 o FI20. Quindi la scelta potrebbe essere, io qui dentro uso per tutte le sezioni o FI14 e FI18, oppure magari FI16 e FI20, va bene? È chiaro poi che ci sono delle cose particolari, per esempio se la trave... Se per esempio la trave qua fosse particolarmente alta, no? E ho bisogno di reggistaffe, quelle lì sono probabilmente delle bare che io inserisco fuori calcolo, che possono essere anche molto più piccole, quindi magari qui sopra e qui sotto metto FI18 o FU16, oppure qui metto anche FI10, ma fuori calcolo, tanto per tenere fisse le staffe quando faccio la gabbia d'armatura. No? Su questo... tutti FI18, tutti FI20 e basta. In casi proprio particolari cambio diametro. Va bene? Ok. Quindi è impossibile che io magari durante i conti mi esca la necessità di mettere un FI28, un FI30. Allora, le regole sono queste. Dimensionamento delle armature è uno degli aspetti del suo progetto di una struttura. Normalmente lei parte dalla luce della trave, ad esempio. Poi l'altezza della trave potrebbe essere L diviso 10, oppure potrebbe essere anche L diviso 8, diviso 12 o qualche altro parametro. Però diciamo, mettiamo L, no? Dipende anche dal tipo di carico, da quanto carico. Però normalmente noi abbiamo da fare dei piccoli telai, come possa essere di una piccola villetta oppure di un capannone industriale, quindi niente di particolare. Quindi le regole sono L, H, L decimi, B, H mezzi o H terzi. Con queste regole qui arriva le dimensioni fuori tutto della sua trave. Questa è la B, questa è la H, sarebbe in effetti H grande. Dopo deve scegliere le armature. Qui le viene fuori una certa area a connesse. Allora, qui lei potrebbe scegliere una barra unica al limite, oppure per esempio 23 barre piccole. No? Allora, qui... questi sono due casi estremi che faccio adesso, tanto che magari siamo un po' stanchi, quindi vogliamo un po'. Allora, qui guarda in faccia la sezione B. Sulla sezione B lei deve tenere presente che prima di tutto ci sono due copriferro da una parte e dall'altra. No? Poi, tendenzialmente, la regola è questa. Prima di tutto, io devo cercare di avere una simmetria della sezione. No?
e poi devo cercare di disporre con questa, queste limitazioni qua, diciamo, è meglio avere più barre di diametro piccolo piuttosto che poche di diametro grosso. Okay. Quindi in questa maniera qui lei per esempio considera ciascuna barra al suo diametro φ, poi tra una barra e l'altra ci deve essere l'interferro. Quindi se per esempio questa la chiama come B netta, no? E magari suppone di partire con un φ 18, più o meno c'è una barra, un interferro, una barra, un interferro, una barra all'interno di qui, quindi se lei fa B con N diviso φ e le viene fuori per esempio 5, o un numero, non ne verrà fuori un numero preciso, ma diciamo un numero che può essere approssimato a C, a 5 vuol dire che lei ha possibilità di mettere una barra, un interferro, una barra, un interferro, una barra, un interferro, una barra e un interferro, 1, 2, 3, 4, 5, anzi, fino qua. Questi sono 5 diametri, uno che è un diametro di una barra, un interferro, un diametro di una barra, un interferro, un diametro, vuol dire che qua dentro mette questa armatura qui. Questi sono i φ e questi sono gli interferri. Quindi la sua armatura è questa. Va bene? Ok. Per esempio è un punto di partenza, no? Se invece lei magari sceglie, al posto che φ16 scegliesse, φ18 scegliesse, non so, φ14, magari gli viene fuori che ne può mettere 7 di barre, no? O altre considerazioni. Poi ci possono essere delle correzioni a questa disposizione delle armature, perché per esempio può magari pensare che qui deve anche pensare di mettere magari più barre su più strati. Allora per esempio potrebbe mettere, se ne deve mettere magari in due strati, per rispettare il principio di simmetria, le mette in questa maniera qui, una sopra l'altra. Non le può mettere qua, in mezzo, perché quando lei getta, qua sotto le resta il vuoto. Quindi le barre possono essere eventualmente messe in più strati, se questa disposizione qua semplice non le basta, però tendenzialmente sempre allineate in verticale. D'accordo? Ok. L'ultima osservazione, occhio a non mettere, a parte casi particolari, troppi strati. Perché altrimenti il baricentro delle sue armature sta qui sopra. Quindi questo le riduce l'altezza utile della sua sezione. Lei pensa di avere una sezione alta 80 cm, in effetti siccome il baricentro sta qui, l'altezza della sua sezione è 60 cm. Bene, però anche questi sono casi, diciamo, io non vi do, ripeto, non è che vi do una trave da ponte adesso, no? Vi do tutte strutture semplici, anche usuali. Pensate anche come sono fatte le vostre travi negli appartamenti dove state. Insomma, non è che vi do una trave, un pilastro che è una pila da ponte o una trave da ponte. Va bene? Ok, grazie. Ennacchia? Buonasera professore, io sinceramente non ho quesiti importanti, volevo soltanto capire se tutte queste considerazioni che lei svolge nel corso che tiene sono raccolte in dispense oppure se diciamo le ritroviamo tutte quante nelle norme. Allora, in ordine di importanza, tutto quello che io faccio a lezione è nei testi sacri di Radogna e di Calzona Cestelli Guidi, testi che sono indicati e raccomandati nel programma del corso. La seconda cosa, su SlideShare, oppure anche durante le varie lezioni, io in genere distribuisco tutti i miei appunti, tutto quello che faccio. Diciamo forse la cosa più comunque più importante è seguire forse
tutte le raccolte delle lezioni del corso di tecnica e costruzioni che faccio, che ho fatto quest'anno e che ho fatto negli anni scorsi. Io ho gli ultimi, credo, 6 anni di tutti i corsi di tecnica e costruzioni sul canale, sul mio canale YouTube. Dopo sono sempre più o meno le stesse cose, perché dopo la materia è sempre la stessa, no? Però se lei le segue, le guarda, può ricostruirsi tutto. Va bene? Poi sarebbe, se mi permettete, per esempio, questo vale anche per tutti voi, come dico anche a lezione, la prima lezione che faccio, io sono milanese, ho studiato al Politecnico di Milano, è una tradizione dei miei professori di Milano. Voi siete tutti della Sapienza e è impossibile per voi, e se posso dire anche sarebbe quasi ignobile, non studiare sui libri dei professori romani, che sono Calzone, Radogna, i testi che vi indico, perché sono i testi della vostra alma mater, la vostra patria, d'accordo? Quindi non potete non sapere, sono dei testi bellissimi. Tra l'altro io vi li ho anche distribuiti su PDF, su Google Stream, no? Su Google Classroom, quindi potete fotocopiarveli, guardarveli sul formato elettronico, fare quello che volete, d'accordo? E Nakia, lei tutte, se si iscrive al mio Classroom, no? Se è iscritto, lei se torna indietro, si guarda tutti gli appunti, le cose che ho fatto quest'anno, ho fatto e detto. D'accordo? La ringrazio, va benissimo. Una cosa che ci tengo è anche questa. Questo esame è bellissimo. Perché è quello, se voi ci pensate, come ingegneri civili, la cosa che salta agli occhi quando voi uscite, voi pensate alla casa dove abitate, il viadotto che fate, quando andate allo stadio e così via, sono tutte costruzioni civili, che sono state fatte da ingegneri civili, quali voi sarete. Quindi qui si parla di proprio delle cose più connaturate al nostro mestiere di ingegnere civile, le costruzioni. Quindi riflettete su questo. Lasciamo qui noi di tecnica? Professore, io avrei altre due domande di carattere più analitico, se posso farle. Facciamole. Allora, la prima è quando vado a cercare il passo per fare la staffatura di un pilastro. Qualora dovessi avere taglio nullo, nella formula analitica comparirebbe a denominatore. Quindi rispetto solo le prescrizioni minime oppure metto un valore fittizio? A cosa servono le staffe, le bocchini? Appunto per il taglio, a mantenere il taglio. Perché lei una volta ha detto che se considero taglio nullo è come se, diciamo, sottintendo che la struttura è una struttura, la struttura di esame è come se fosse di un... Trabocchini. Torniamo alla pagina 6 qua. Sì. Questi due casi qui. Prima, quando ho segnato questo ASW, io ho detto che le staffe nelle travi servono per il taglio. Sì. Nel pilastro ho detto le staffe servono principalmente per il confinamento e poi anche per il taglio. Quindi la sua affermazione sul mio pilastro non c'è taglio, metto solo la cosa di minimo, andrebbe bene se l'elemento fosse una trave. Perché se lei mi dice nel pilastro io metto solo le staffe col passo minimo per il taglio, vuol dire che lei si scorda o non è consapevole che nel pilastro le staffe si mettono per un altro scopo, che è quello predominante, che è di confinare il calcestruzzo. Giusto? Sì. Quindi nel pilastro le staffe si metterebbero, si mettono per sopportare il taglio. Se al limite il taglio è basso
o nullo, si mette il minimo di normativa. E questo è il minimo che lei fa. Poi le staffe si devono disporre per il confinamento del calcestruzzo. Chiaro? Sì. Quindi le staffe servono sicuramente per il taglio, ma nel caso dei pilastri hanno altri più importanti compiti. Quindi a seconda di come le viene fuori l'armatura longitudinale, con certi passi, certe distanze, le automaticamente queste vengono poste gli altri vincoli per quanto riguarda il passo delle staffe in verticale. Perché abbiamo visto a lezione che in un pilastro l'effetto ad arco si sviluppa tra le bare longitudinali in questa maniera. Giusto? Sì. Però si sviluppa anche, io vi ho fatto il disegno, anche in verticale. Mm-hmm. Quindi anche lì ci deve essere un certo passo, perché altrimenti il suo arco non si forma. Ok. D'accordo? Sì. Quindi, per esempio, anche una limitazione sul passo nelle staffe è legata anche al fatto, per esempio, che sia minore di questa distanza. 25-30 centimetri. O di quello che ha scelto di dimensioni, perché altrimenti okay. L'arco non si forma. Punto. Va bene. Va bene? Sì, mentre la seconda è quando... Rocchini, anche qui c'è una cosa, un particolare che voi spesso e volentieri non fate. Noi, dopo il biennio di ingegneria, poi dopo i primi 2 anni, così siamo, permettetemi la parola, quasi, permettetemi la parola un po' vergale, però così ci capiamo, rimbambiti dalle equazioni. E non è così. Per noi ingegneri, prima viene il senso fisico, no? Prima viene in mente l'arco, che è una cosa fisica, meccanica, immediata, poi mi vengono in mente tutte le equazioni, le altre cose, no? E anche le limitazioni di normativa. Va bene? Quindi pensate sempre prima al meccanismo fisico, alla meccanica della cosa. Va bene? Poi Rabocchini. Prego. La seconda invece era quando, sempre per il pilastro, quando vado a dimensionare con metodo adimensionale, quindi cerco l'eccentricità. L'eccentricità, un ordine di grandezza, diciamo, standard, o può variare dal millimetro al metro? Allora, sulla eccentricità del pilastro, che è un altro concetto elementare, no? Ci sono queste considerazioni qua. Allora, se questo è un pilastro perfettamente verticale col carico P centrato, qui c'è solo l'azione assiale uguale a P, no? Sì. Poi devono essere tenute in conto questi aspetti qua, le imperfezioni di montaggio, quindi la mancanza di verticalità, e quindi questo è un delta che è pari a un alfa per H, e questo qui è un numero che più o meno può essere un centesimo o un cinquantesimo. Queste sono le imperfezioni, vedasi, imperfezioni di verticalità. E da qui trovo già anche un delta, e quindi qua sotto un valore del momento, che è pi per delta. Giusto? Sì. Dall'altra parte, le norme mi dicono, guarda, se questa è la tua sezione, questo è il baricentro, non è vero che la P sia qui, ma è spostata di una dimensione che è minima dell'ordine di qualche centimetro, quindi 2-5 centimetri. Lei come eccentricità prende il massimo tra questo e questo, perché pensa male. Quindi per mettersi a favore di sicurezza considero questo o questo, anche se il P nominalmente è centrato. Però per esempio nell'esame che penso di ottobre, insomma, era un pilastro di 8 metri con una struttura reticolare a bandiera, con un carico puntuale, non so se se lo ricorda. Questo è P, questo è 8 metri, questa formula mi dice che c'è una centricità che è 8 metri, 800 centimetri, per un centesimo, 8 centimetri di eccentricità. Va bene? Ok.
Ok, usavo per poi, supponiamo che la sezione sia 100 centimetri di altezza, questo 8 centimetri da una parte o dall'altra è maggiore di questi 2-5 centimetri, quindi l'eccentricità è questa, punto. Ok, va benissimo. Calcolavo proprio male allora questo valore. Ma, scusi, Trabocchini, io questo l'ho spiegato più volte, no, a lezione, perché è un tema che, se non è considerato, è fatale, no? Uh-huh. Può essere fatale, quindi non è che ci siano tante cose. Imperfezioni strutturali, questo. Va bene? Sì, grazie mille. Professore, scusi, l'eccentricità non si calcolava come rapporto tra il momento e lo sforzo assiale? Sì, ma in questo caso qui, siccome c'è soltanto l'azione assiale, okay. Cioè se c'è un momento ed è assegnato esplicitamente, perché c'è magari il vento, allora non c'è problema. Lei ha il suo momento, la sua P. No? Il problema che mi sembra che mi avesse chiesto Trabocchini è quando non c'è una forza orizzontale, quindi il momento nominalmente è nullo. No? Okay. E allora bisogna però comunque considerare un momento di imperfezione e fare la verifica così. Il discorso è anche questo, se io e qualcuno di voi in maniera ingenua lo fa, alla domanda che vincolo metto qua sotto con l'idea del pilastro o della colonna verticale, carico perfettamente verticale, uno mi mette, beh, qui sotto il momento è nullo, metto la cerniera. Va bene? Questo è sbagliato perché bisogna pensare comunque che ci sia un'imperfezione, okay. E quindi questa non va bene. Se invece la struttura di partenza è fatta così, beh, nessuno di voi, penso, mi direbbe la struttura è questa. Giusto? Giusto. Quello che vi trae in inganno è quando non c'è il momento. Quindi la struttura è perfettamente verticale con cariche solo verticali. Che era anche l'osservazione del vostro collega, sotto devo mettere 0, quindi cosa mi viene? No? Quindi comunque sia, sia per quanto riguarda i vincoli che anche per quanto riguarda le verifiche della sezione, voi dovete ritenere che ci siano delle imperfezioni di verticalità o assegnate comunque. Va bene? Ok, grazie. A posto? Diciamo addio? Sì, cioè, secondo me sì. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie professore, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Fanciulli. Sì, professore. Che ce la mandi buona. Allora, facciamo così, mi fate fare 5 minuti di rifocillamento e dopo veniamo noi, va bene? Fanciulli, ci salutiamo. Sì. Noi. Va bene, va bene. Arrivederci. Ci sentiamo magari all'inizio settimana prossima. Okay? Va bene, va bene. Arrivederci. Arrivederci.